quindi pure pericolosa. E questa è un po' la partita di ieri, alti e bassi, un inizio di stagione così, controtendenza con la scorsa stagione dove fuori casa andavamo molto bene, in casa male, quest'anno in casa andiamo bene, fuori casa così e così, si stenta. E ci sarà la pausa, vediamo un po' se ci sarà modo di rifarsi. Cosa c'è da dire? Ci saranno i rimpianti perché comunque pure le altre sicuramente, a parte la Juventus, non è che non sono mai cadute o non stanno perdendo punti per strada. Pure le Gli altre, perdono dietro. se vai a vedere, il Milan sta molto peggio di noi, anzi, diamo la notizia magari per i pochi che non lo sapessero, stanno cercando di prendere Spalletti. E l'unico ostacolo è il contratto che ha ancora Spalletti con l'Inter, quindi quello è l'ultimo nodo da sciogliere. E il Napoli, pure ieri, col Visto la Torino ha partita? pareggiato, col Cagliari, sì, è vero, stava una partita sfortunata, comunque hai perso in casa, quindi pure il Napoli perde punti. Non parliamo della Roma, quindi le altre squadre, certo, non deve essere di consolazione per noi, magari può accrescere No, rimpianto, al esatto, fa crescere contrario. rammarico perché comunque con qualche Anche perché punto la in più Lazio rispetto alle altre è quella che ha cambiato di meno e quindi dovrebbe essere uscì con un quella. punto da Ferrara e da Bologna. Certo. Sinceramente, vedendo pure l'andamento delle partite, ti scoccia un pochetto perché non dico che devi fare 6 Sì, punti, ma insomma, assolutamente. almeno con Anche 4 se devi uscire. poi la partita con la Spal dice come abbiamo fatto, sta solo 1-0, hai giocato benissimo al primo tempo e sei scomparso nel secondo. La partita di ieri veramente sono stati là, hanno aspettato, hanno giochicchiato. Non c'è nemmeno dire hai fatto la partita e sei stato sfortunato. No, È no, 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 vero che figli no. poi, sì, come avete detto voi, se segnavamo il rigore, comunque la prestazione rimane quella. Ma comunque negli occhi, quando vinci, ti rimane qualcosa di diverso. E come Assolutamente, no. stimolo pure alla squadra, quindi erano 3 punti importantissimi. Però vabbè, i rigori si possono sbagliare assolutamente, quindi. Purtroppo sì, ma poi vabbè, diciamo che poi in Italia diciamo, cerchiamo sempre di dare ragione a chi vince, no? Quindi se la Lazio vinceva, poi perché Inzaghi ha fatto i cambi giusti, perché la Lazio ha saputo aspettare, perché ha saputo soffrire. Pensa, questa cosa la diceva Fascetti. Dice: tiro, palo, gol, l'allenatore è un fenomeno. Tiro, palo È fuori, vero però. l'allenatore non ci capisce niente. Già ai tempi No, è Fascetti troppo vero. aveva È una fatto una cultura prevalentemente fotografia con una italiana questa. semplicità assoluta. Pure la partita di ieri, metti che entrava il rigore. Oggi, Inzaghi era un fenomeno. sì, Perché aveva indovinato tutti i cambi. fenomeno no, però No, magari non nel senso. parlavi del Certo. cambio Correa Immobile, non parlavi di una prestazione piatta della Lazio, Ah, ma sì, dicevi una vinto. Lazio cinica, nonostante un Assolutamente splendido sì. stato di forma, comunque riesci a vincere, questo è buon segno, Fenomeno come nel fanno senso le che grandi leva squadre. Immobile, lascia Correa, ti fa il gol, crea Sì, rigore, assolutamente. Inzaghi, Anche se purtroppo poi il quelle rigore rientriamo sempre nella sono le casualità. fortune Bene, degli fortune e sfortune degli allenatori, c'è poco da fare. siamo giunti alle 21:38. Antonio, penso Sì, che pure i 10 minuti accademici ci sono stati anche siamo oggi, riusciti a quindi fare tardi pure oggi, che assolutamente abbiamo sì. iniziato puntuali. Comunque, Buonasera. prendiamoci una piccola pausa e ci ritroviamo fra poco. La vittoria c'è la traversa di Correa che lascia dei rimpianti. Abbiamo appena scoperto che però è il secondo rigore che calcia nella sua carriera. Ha deciso lei che doveva batterlo lui. Ma il nostro rigorista è immobile. Quando non c'è, abbiamo 3 ragazzi che si allenano e si allenano molto bene, che sono Luis Alberto, Correa e Johnny. In quel momento lì si è preso la responsabilità il Tucu e insomma, probabilmente aveva tanta voglia, se lo sarebbe meritato il gol e quindi gliel'ho lasciato calciare senza problemi perché ero fiducioso, perché solitamente in allenamento fa gol, questa volta è andato sulla traversa, c'è rammarico perché erano 3 punti molto molto importanti, sappiamo che il calcio è questo, dobbiamo andare avanti credendo in quello che facciamo, sapendo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, il primo tempo abbiamo trovato il Bologna che ha tenuto un grandissimo ritmo, abbiamo pareggiato contro una squadra forte, però è giusto che andiamo a casa rammaricati perché volevamo l'intera posta. Simone, scusa, resto sull'argomento. Correa viene da un periodo in cui sta facendo fatica a segnare, tra l'altro ha avuto un'occasione anche qualche minuto prima abbastanza buona e non l'ha sfruttata. Col senno di poi forse si potevano fare anche queste valutazioni, è chiaro che non c'è il tempo probabilmente, però. Purtroppo è come quando uno fa un cambio,
magari nel momento in cui prende la palla in mano Correa e dico di calciare Luis Alberto, poi sbaglia Luis Alberto, sai, il dopo è come quando si fanno le formazioni, i cambi virtuali, non c'è mai una spiegazione, non c'è mai se sia giusto o no. In questo momento non mi sembrava il momento di toglierla, anche perché, ribadisco, Correa è uno dei nostri rigoristi, è uno di quei ragazzi che si ferma alla fine per provarli e mi ha dato ampie rassicurazioni in allenamento. Poi ti volevo chiedere, è stata una partita un po' strana, nel senso che tante occasioni da tutte e due le parti. Tu sei soddisfatto della prestazione della Lazio o c'è stato soprattutto nella fase difensiva un piccolo passo indietro rispetto alle ultime partite? Ma senz'altro, nel primo tempo avremmo dovuto difendere bene, meglio su entrambi i gol, perché avevamo concesso poco in questo primo ciclo di partite. C'è stata anche l'abilità loro, ma sicuramente sarà motivo di analisi i due gol presi. Poi, per quanto riguarda la squadra, è stata bene in campo, non ha mai mollato, ha avuto reazione. Poi, insomma, se fosse entrato il rigore o l'occasione al posto della traversa, la palla fosse entrata, saremmo qui a parlare di tutt'altro, però sappiamo che è così. Noi sicuramente chiudiamo questo mini ciclo di partite con grandissime prestazioni, ma con dei punti che non mi soddisfano per quello che la squadra ha creato, ha dimostrato e ha fatto. Ciao, buonasera. 7 partite in 21 giorni. La Lazio deve essere stanca nel secondo tempo, nonostante la partita di giovedì, invece ha giocato meglio il secondo del primo. Ma io penso che sia anche dal fatto del ritmo che ha tenuto il Bologna. Insomma, a fine primo tempo l'avevo detto alla squadra, sicuramente il Bologna sarebbe calato, perché al primo tempo il Bologna mi ha veramente impressionato, ha fatto un'ottima gara con ritmi altissimi e siamo stati in difficoltà. Poi siamo stati bravi ad organizzarci subito, i ragazzi, insomma, dopo l'espulsione siamo stati ordinati, siamo riusciti a ripartire, abbiamo ripristinato l'inferiorità numerica, siamo tornati 10 contro 10 e la squadra, insomma, con le due occasioni di Correa, secondo me aveva tutte la possibilità di portare a casa l'intera posta. Mister, fermo restando che Correa in quel momento è stato decisivo, quando ha deciso di togliere Immobile perché ha dato profondità al partito in contropiede spesso, ma è stato così semplice togliere Ciro? Ci hai pensato un attimo? Ma io... togliere un centravanti che comunque aveva fatto 2 gol? Ma io, insomma, penso che volevo tenere la squadra, insomma, 5-3-1, Immobile aveva giocato 90 minuti un giorno fa e quindi mi sembrava obbligo togliere Ramos, perché con un altro fallo probabilmente saremmo rimasti in 9. Ho tenuto lo schieramento, ho tenuto Correa che probabilmente aveva più freschezza di Immobile, e la scelta penso che abbia pagato, ma penso che Immobile abbia fatto una grande gara a distanza di 48 ore dalla partita corrente. Simone, scusa, volevo chiederti, hai avuto modo di vedere Sinisa? Immagino di sì. Quanto ti ha fatto piacere rivederlo in campo, visto che penso è stata anche una cosa un po' sorpresa? Ma senz'altro è stata la più bella cosa della giornata personalmente, anche perché non me lo aspettavo, i rumors che arrivavano lo davano in panchina, invece, insomma, aspettare l'uscita dello spogliatoio è stato molto emozionante, non ci siamo potuti abbracciare, ma come se l'avessimo fatto, e come ho detto prima ai colleghi, sono sicuro che sarà una bella lotta, ma ne uscirà alla grandissima, perché lo conosco e abbiamo questa stima reciproca che va avanti da più di 20 anni. Grazie. Leva che glielo restituisce, ancora in lacrosse, palla che si impenna, sta per uscire, esce in questo momento, calcio d'angolo e sale a 7 il conto dei corner per la Lazio, 2 dell'Atalanta, ma adesso attenzione perché c'è uno molto forte di testa e negli inserimenti che Milinkovic Savic. Simone Inzaghi, nonostante qui l'area tecnica delle panchine olimpico sia enorme, l'ha lasciata di almeno 10 metri praticamente in campo per dare indicazioni ai suoi, cross, colpo